passione per la ceramica. Questa passione che circa mi è venuta dopo molto molto giovane, avevo 9-10 anni quando ho cominciato a giocare con la argilla, a modellare le pezze, le piccole pezze, di niente. Però dopo poi sempre sperimentando, farò molto esercizio con il ricerco della ceramica e ha fatto studiato anche in Portogallo e dopo un poco più tardi in Italia. Ma questa passione è sorta spontaneamente o si ispira da qualcuno? No, questa passione è continuare una tradizione di molto secolo che è venuta da Portogallo, perché Portogallo è il paese in Europa con una tradizione più antica della mattonella per l'architettura. È da là che sono partito e è là che ho visto tanto, mi è piaciuto tanto tutto questo e è da là che mi sono ispirato per continuare questo lavoro che è molto di tutti. No, io sono della regione di Lisbona, però non sono nato là, io sono nato vicino alla frontiera con l'Espagna, che si chiama Castelo Branco. In questa città anche ho fatto un museo onde fanno molta ceramica. Sono soprattutto quelle le grandi opere che ho realizzato per l'architettura, perché a me è evidente che mi piace fare delle piccole mattonelle o anche di vaso o di piatti, però non è questo che è mia passione nella ceramica. La mia passione nella ceramica è lavorare per l'architettura e è questo che ho fatto in Francia, è questo che ho fatto in Portogallo e altri paesi. Secondo lei, qual è l'origine della ceramica per estetica? Boro, la ceramica tiene moltissimi miliardi di anni, però la ceramica in Europa, la grande tradizione della ceramica in Europa viene soprattutto di Africa del Nord, se le paesi, la cultura araba. Per esempio in Portogallo ha un'influenza molto grande, all'inizio di tutto la ceramica che si faceva in Marocco, in tutta questa regione. E anche qui in Italia è molto interessante perché è molto simile la decorazione, il disegno della ceramica da qui anche tutta quella di Spagna e di Portogallo. Evidente che ha una tecnica dopo. Cada uno ha fatto un differente, però è molto, molto, molto interessante questa storia da origine da ceramica in Europa. Però questo io penso che è una di forme di espressione artistica dei più importanti, più antiqua dell'Europa. Questo cielo è il simbolo della filosofia, e perché a me mi piace molto. Tu sai che di un cielo come questo l'ha fatto nel 1954. Allora, ha fatto già molti così più di 50 anni. Qual è il vostro prossimo progetto per il futuro? Il mio progetto del futuro è un futuro molto prossimo perché al mese di ottobre sarà inaugurato a Ravello la sede della mia fondazione in Italia, perché questo progetto che ha iniziato nel 1999 adesso va a stare definitivamente installato.
questo momento prima di tagliare il nastro e andare ad ammirare queste sale con le tue bellissime opere. Grazie. Io non voglio farlo di curto perché lo primo che ha detto, ha detto che io sono più italiano, però mi scusa perché non parlo bene italiano, però mi piace molto l'Italia, sono innamorato dell'Italia, anche da concerto. Però sto molto emozionato con tutti che hanno sentito parlare dei miei amici, io non merito questo, però sono molto felice oggi. Oggi è per me che è quasi 90 anni e oggi è un giorno molto importante nella mia vita perché finalmente la mia fondazione, perché questo è stato un sogno della mia amica Alfonso Andrea e di me, questo è nato. E questo sogno si è realizzato, è stato benissimo, è stato una meraviglia a Pietro Somare, però finalmente ha trovato il posto ideale per sempre, e questo è la verità. Allora io volevo dire solo grazie al signor sindaco, nostro amico Paolo, grazie al signor ambasciatore del Portogallo di stare qui, e tutti i miei amici che sono qua, anche questo signor presidente di Atrani, che prometto di andare là. Il sindaco di Atrani. E dopo solo voglio con grande abbraccio. Non ancora, stiamo tutti. Pronto, faccio? Vai! Leggi, leggi, va, leggi. Grazie. Bene, Gino. Da dove iniziamo? Da lì, dal fondo. Così ci deduciamo da qui. Io, Manuel Cargaleiro, faço com muito, muito piacere um saluto a tutti i miei amici de Ravello.